a proposito di musica, andiamo da Maria Barresi a Milano, eccola qui con un grande della musica, un grandissimo autore, veramente non ne abbiamo mai abbastanza. Buongiorno Simona. Meraviglioso, eccolo qui, chi è Maria? Mario Lavezzi, un'icona della musica italiana, un grande musicista, autore, compositore, 50 anni di carriera, che ha festeggiato in tour, sta festeggiando in tour, è stato a Bologna, adesso martedì prossimo sarà a Roma con La Vita Busso, che dà il titolo proprio anche al suo album, che raccoglie veramente tutti i suoi successi, e stava proprio prima suonando E la Luna Busso, che ti vuole dedicare sia a te che a Milly. Grazie. Che bello. E la luna bussò alle porte del buio. Fammi entrare, lui rispose di no. E la luna bussò dove c'era silenzio. È qui solo per un giorno, perché sta giocando la sua Inter col Cagliari, sì. Dove andava allo stadio da bambino con suo papà. Sì, in effetti io sono un simpatizzante, non sono un tifoso, perché allora... sì, ho fondato anche con Mogol la Nazionale Cantanti, però non so giocare a calcio. Sono un simpatizzante perché mio padre era dell'Inter. Però voglio dire, a me piacciono onestamente le squadre che giocano bene, cioè bel calcio. Esatto. La Juventus, che lei voglio dire, fa un bel calcio. Gioca bene, Lazio, però anche l'Inter quest'anno. Però Mario, sono simpatizzante dell'Inter. Mario, posso chiederti una cosa? Ma tu non è. Cioè, ci hai raccontato di questo tour, diciamo, in giro per l'Italia, ma non è che sei il cantante mascherato? Sei il cantante mascherato, Mario? No. Non mi hanno dato una cuffia, perché non sento quello che stai dicendo. No. Però in ogni caso, perché il cantante mascherato? No, io devo dire, c'è qui salgo sul palco, esatto. Canto le canzoni. C'è qui Milly Carlucci in studio. La saluto tantissimo. Ciao Milly. Ciao, no? Mario. Sul palco e canto. Diciamo, è una storia che parte dai Camaleonti, del quale ho fatto parte ovviamente, quindi in poi, passando, scusami, dall'epoca degli hippie, il movimento hippie, al beat, all'impegno politico, e Loredana Bertè, Fiera La Mannoia, Anna Oxa, Ornella Vanoni, perché no, ha scritto lei anche tante cose. Simona ha scritto anche un grande successo che andò sul palco di Sanremo, Come Tutto un Attimo, di Anna Oxa. Ah, che bello, ce la fai sentire? Ovviamente io non posso fare la voce di Anna Oxa. Sì, no, però ce la puoi fare sentire, vero Mario? No. Dai. Beh, voglio dire, avendo testo memoria, sì, però in questo momento purtroppo non ce l'ho, ma nel concerto la canta una ragazza bravissima, che suona il pianoforte e canta, ed è praticamente quella che interpreta, e ha questo ruolo pesante, voglio dire, esatto, impegnativo, che deve interpretare. Ornella Vanoni, Anna Oxa, bravissima. Ma tu non ti ricordi le parole di Tutto un Attimo? Voglio dire, c'era La Mannoia. La mia vita. Ti ricordi le parole di Tutto un Attimo? La stavi canticchiando il ritornello. Non me la ricordo, ragazzi, dovete avere pazienza, perché comunque. Ma la stavi cercando sull'iPad, Mario? Posso fare, scusami, Ornella la Vanoni, mia vita è accompagnato a Sanremo perché sosterrà un giovane nella serata del venerdì, no? Esatto. Ma amori grandi, amori intensi, amor romantici e melensi, amori senza fine oppure d'un dì. A queste vite. Che importa amore, resta con me. Ormai per sempre ho scelto te. Grazie mille, un bacione, buona domenica. Grazie. Mario Lavezzi, vi salutiamo. Ciao.